Ciao, ciao, ciao a tutti fratelli e sorelle, bentornati, benvenuti, nuovo video qua sul canale Lorenzo Lollo. Arrivo da una nottata non nottata, perché di fatto non ho praticamente dormito tutta notte. Che tramvata, ragazzi. Mamma mia, che tramvata che ho preso, ma credo che sia un po' la situazione. Io mi trovi esattamente nella situazione come tutti i cuori rossoneri. Che tramvata, ragazzi. Anche se, vi dico la verità, probabilmente ci sono rimasto più male. Non che sia più importante o meno importante quello che è successo ieri rispetto a quello che è successo giovedì. Però era come se, non lo so, mentalmente fossi un po' preparato a quello che poi è successo ieri sera. Un po' conscio di quella che era la nostra situazione, di quello che era l'inevitabilità di tutti gli eventi che poi sarebbero veramente convogliati nella notte di ieri sera. Quindi esco provatissimo dalla partita di ieri, ma rispetto a giovedì probabilmente esco meno bastonato. Non perché sia meno grave quello che è successo ieri, anzi forse probabilmente l'Inter che vince lo scudetto da noi in casa, insomma con tutto quello che è successo poi nella notte, probabilmente sicuramente ha più importanza quello che è successo ieri rispetto a quello che è successo giovedì. Ma è settimana difficile, settimana difficilissima a partire da Sassuolo in poi. Quest'ultima settimana per il nostro cuore rossonero è stata una settimana difficile. Ma come sempre bisogna accettare, la vita è così, ragazzi. La vita è così. 2 anni fa li sbattavamo in faccia allo scudetto più bello di sempre. Ieri sera hanno vinto loro. Magari l'anno prossimo vinciamo noi. Chi lo sa, ragazzi, la vita è così. Ieri ho visto le foto di quel bambino, no? Che sugli spalti che si è messo a piangere. E prima di tutto da papà vedere un bambino piangere mi si è veramente stretto il cuore. Dall'altra parte, se fossi stato io suo padre, perché poi no, chi è papà lo sa questa cosa, no? Tu pensi subito, cavolo, se fosse stato mio figlio. Ecco, se fossi stato mio figlio gli avrei fatto il discorso, quello che ho iniziato pochi secondi fa. Che per quanto brutta e per quanto pesante e per quanto sconfortante possa essere stata la notte di ieri, è la vita. È la vita. La vita ti mette anche di fronte a quelle che sono le delusioni. Ripeto, 2 anni fa abbiamo vinto noi lo scudetto più bello di sempre. L'anno scorso l'hanno vinto loro. E che cosa porti via da questa annata? Porti via insegnamenti. Porti via insegnamenti e porti via momenti che ti devono servire. E sono sicuro che sarà così, per migliorare quello che è il nostro percorso per il futuro. Parlo proprio anche di scelte, eh? Parlo proprio anche di scelte. Quindi fossi stato io il papà di quel bambino che ho visto piangere, probabilmente l'avrei stretto al petto e gli avrei detto di continuare a tenere sulla maglia del Milan e continuare a tenere attorno al collo la maglia del Milan, la sciarpa del Milan. Perché comunque vada, la vita è così. La vita, ci sono momenti che vinci e ci sono momenti che perdi, non soltanto lo sport, nella vita. Ma quello che puoi fare è solo quello di continuare a guardare avanti. Fortunatamente in questo caso stiamo parlando di calcio e non stiamo parlando di cose molto più serie. Quindi continuiamo a prendere lo sport e viverci lo sport per quello che è. Adesso io direi, ragazzi, di fare un'analisi, e questo probabilmente sarà l'ultimo video dedicato a questo tipo di analisi del derby. Da domani cercheremo di voltare pagina. Ok, da domani cercheremo di iniziare a pensare alle altre partite. Lo so che è dura, ragazzi. Io ho letto tutti i messaggi ieri, 200-300 messaggi. Non so neanche quanti messaggi avete scritto sotto il video di ieri. Lo so che non è facile. Cioè, non è che siamo qua a raccontarci le balle e tutto. Cioè, la prossima partita poi con la Juve ci arriviamo senza Davide, ci arriviamo senza Fikayo Tomori, ci arriviamo senza Theo Hernandez. Quindi sarà una partita veramente da cuori forti. Però è giusto oggi con questo video, secondo me, analizzare le ultime cosine, fare ancora dei discorsi con le pagelle e tutto il resto riguardo la partita di ieri e poi iniziare a guardare avanti, perché comunque il Milan va avanti,
adesso queste ultime partite saranno semplicemente delle partite di contorno, di cuscinetto, in cui noi dovremmo comunque salvaguardare quello che è il nostro secondo posto, e non sarà affatto facile, ragazzi, per via di tutto, quello che è successo. Non sarà affatto facile. E poi, finita questa stagione, verrà archiviata come sono state archiviate tante altre stagioni. Tante altre stagioni positive e tante altre stagioni negative. Questa è stata una stagione molto negativa, che comunque speriamo ci vedrà chiudere il campionato, in seconda posizione, e probabilmente, da tutto quello che si sta leggendo in giro, l'anno prossimo poi sarà tutt'altra storia. Inizierà poi tutta una nuova, un nuovo momento da vivere assieme tra noi cuori rossoneri. Leggevo questa mattina un pensiero e si parlava di Step, e non condivido pienamente tutto quello che c'era scritto all'interno di questo pensiero, però condivido la suddivisione degli Step. Ci sono stati momenti in cui noi ci sognavamo di andare in Europa League. Ci sono stati momenti dove siamo arrivati veramente vicinissimi al fallimento, e se non finivamo in mano a Elliot eravamo adesso a giocare in Serie C. Ci sono stati momenti dove abbiamo faticato come dei matti per riuscire ad andare in Champions League. Ci sono stati momenti dove siamo arrivati, sappiamo bene tutti, è inutile star qua a rimangare il passato, dove siamo arrivati in semifinale di Champions League. E ci sono stati momenti come quelli attuali, dove abbiamo dato continuità alla partecipazione alla coppa più importante, che è la Champions League. Quest'anno, salvo disastri nelle ultime 4-5 partite, dovremmo tranquillamente arrivare. Non credo proprio che succeda, però dovremmo tranquillamente arrivare. Sapete che fin quando non c'è la matematica io non sono mai tranquillo. Dovremmo tranquillamente arrivare a qualificarci l'Europa League. E adesso si chiude. Tutti questi che vi ho elencato erano tutti degli step del nostro percorso. Adesso inizia un altro percorso. Adesso inizia tutto un altro percorso, dove noi l'anno prossimo, la richiesta per l'anno prossimo sarà quella di vincere il campionato. La richiesta per l'anno prossimo sarà quella di superare i gironi, andare negli ottavi di Champions e superare anche quelli. Quindi la richiesta da parte dei tifosi, mettiamola così, le aspettative più che le richieste. Quindi le aspettative da parte dei tifosi iniziano ad alzarsi. E quindi è anche giusto che gli attori protagonisti, che devono riuscire o meno a rispettare quelle che sono le aspettative dei tifosi, prendano consapevolezza anche di questo. Perché dall'anno prossimo non so quali saranno le scelte dell'allenatore. Ha parlato ieri Furlani, ha detto che comunque la scelta poi finale verrà fatta direttamente da Gerry Cardinale. Se dovessimo, uso sempre il condizionale, non lo so io che cosa, quale sarà la scelta. Se dovessimo poi veramente cambiare allenatore e anche cambiare giocatori e andare anche sul mercato per prendere dei giocatori, anche questa cosa l'ha detta Furlani ieri. Furlani ha detto: nel prossimo calciomercato, come già io vi dico da un po' di tempo, non sarà più una rivoluzione, ma sarà soltanto, che tra l'altro è difficilissimo, andare a cercare i giocatori giusti da mettere al posto giusto. E tutte queste scelte, eventualmente dell'allenatore, e le scelte del prossimo calciomercato, per la punta, per il difensore centrale e per tante altre cose che dovranno succedere quest'estate, saranno delle scelte che porteranno tutti i discorsi in uno step successivo. E lo step successivo è quello di cui abbiamo parlato prima, cioè che il Milan dall'anno prossimo, essendo arrivato, probabilmente ci auguriamo tutti secondi quest'anno, e non siamo riusciti a passare il girone di Champions, le aspettative si alzano tremendamente. Quindi tutti gli acquisti, tutto eventualmente l'allenatore, tutti i cambi che in società riterranno tali da fare, dovranno essere dei cambi all'altezza, dei cambi per rispettare quelle che sono non soltanto le nostre aspettative come tifosi, ma probabilmente anche le aspettative di una società che deve crescere, una società che ogni anno deve fare degli step. Ed è quello di cui vi sto parlando. Il prossimo step non è più lo step di 2 anni fa, dove era importante arrivare tra le prime 4
in campionato per accedere alla Champions League. Già da quest'anno, per di più dall'anno prossimo. L'anno prossimo l'aspettativa che tutti i tifosi hanno è quella di vincere la seconda stella. L'anno prossimo le aspettative sono altissime. È quella di superare il girone di Champions, andare agli ottavi e magari superare anche gli ottavi di Champions. Quindi chi di dovere dovrà prendere delle decisioni, e sono sicuro che sarà così, in linea con quelle che sono le aspettative di tutti noi. E sono sicuro che sono anche le loro di aspettative. E non sarà un lavoro facile. Non sarà assolutamente un lavoro facile. Però, come sempre, e poi basta, chiudo e vi leggo le cose che vi volevo leggere. Il nostro milanismo ci impone di guardare avanti. Ve l'ho detto dopo la partita d'andata di giovedì. Ve l'ho detto dopo la partita d'andata di settimana scorsa. No, di la partita con la Roma. E ve lo dico ancora oggi. Oggi è giusto che si muovano critiche. Oggi è giusto che tanti tifosi si espongano con quelle che sono le loro legittime critiche, e ci mancherebbe, sempre se fatte in modo educato e senza mai attaccare personalmente, ok? Quindi se volete criticare qualcuno, ricordo sempre a tutti di farlo in modo educato primo, e poi eventualmente criticare la posizione, ok? Non vi piace l'allenatore? Criticate come l'allenatore ha gestito la squadra, ma mai criticare o insultare, ancora peggio, questa distorsione dei social, insultare le persone. E l'ultima cosa che vi volevo dire, ieri nei commenti, ed è, credetemi, la cosa che più mi dà fastidio in assoluto quando arrivano questi momenti, è successo dopo l'anno scorso quando è andato via Paolo, è successo quando è andato via Sandro, è successo in purtroppo tante sconfitte che abbiamo fatto quest'anno, è vedere la famiglia dei tifosi rossoneri divisa. Ed è la cosa, credetemi, lo so che è la mia utopia, perché non andremo mai d'accordo tutti, e come vi dico sempre, se no che palle. Però la cosa che più mi dà fastidio oggi è leggere nei commenti: ah, lol, l'hai visto? Fortunatamente sapete che noi siamo una famiglia, vi ringrazio per questa cosa, siamo una famiglia molto pulita. Nei commenti anche ieri, dopo uno dei periodi più brutti che comunque ci sono capitati negli ultimi anni, comunque ho letto tanti commenti, io vi leggo tutti, ovviamente non posso rispondere a tutti perché siete in tantissimi, ma ho letto tanti commenti equilibrati, ok? Che è la cosa che più mi preme in questo periodo. Avere e condividere le mie idee con persone equilibrate, non persone che insultano tanto perché va bene insultare, o perché insultare fa fare views o click. A me piace condividere le opinioni con persone intelligenti, e le persone intelligenti prendono, analizzano, capiscono i punti critici delle situazioni e cercano di parlare in modo educato. Tutto il resto non mi appartiene, non mi è mai appartenuto e non voglio neanche farlo. Le pagelle di ieri, ragazzi, sono delle pagelle, direi delle sentenze più che delle pagelle. Volevo leggervi una cosa, perché tra l'altro stavo leggendo il Corriere dello Sport, che dà 5 a Pioli e dice: dopo 18 minuti si trova già sotto. Ho trovato, ragazzi, una statistica che volevo leggervi, e la statistica dice: adesso vi leggo negli ultimi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 derby, vi leggo quando l'Inter ha fatto il primo gol. L'Inter nel 21 ha fatto il gol dopo 5 minuti l'1-0. Vabbè, vi leggo solo i minuti. Il derby dopo 11 minuti. Il derby nel 22 dopo 4 minuti ha fatto l'1-0. Il derby l'altro del 22 dopo 21 minuti. Il derby del 23 dopo 10 minuti. L'altro dopo 8. L'altro dopo 5. E la partita di ieri vede l'1-0 dell'Inter dopo 18 minuti. Che è tra l'altro uno dei derby dove siamo durati sullo 0-0 di più. Non può essere un caso, ragazzi. Sapete quanto io sia amante dei numeri, quanto sia amante delle statistiche. Già una volta può succedere,
già due volte succede, e potrebbe essere figlio del caso, ma già se succede due volte io non ci credo. Ma se in otto derby consecutivi tu vai sotto 1-0, tralasciando l'ultimo da 18 minuti, tutti gli altri 8 derby nel giro di 10 minuti sei sotto 1-0. C'è un problema, ragazzi. C'è un problema. C'è un problema di prestazione, c'è un problema di convinzione. C'è un problema... E mi spiace tantissimo dire questa cosa. Però c'è anche un problema di sentirsi anche magari inferiori all'Inter, perché se in 8 derby di seguito prendi il gol dell'1-0 entro i 10 minuti, vuol dire che hai paura. Vuol dire che hai paura, ragazzi. E se hai paura nel calcio non vai da nessuna parte. Poi la partita di ieri è stata una partita stranissima, dove loro hanno ampiamente meritato. Cioè, ieri qualcuno nei commenti... Io, ragazzi, chi c'è? Sinceramente, ragazzi. Io tifo Milan, ho 43 anni quest'anno, ok? Mio padre mi ha portato a vedere il Milan che avevo 6 anni. Facciamo... A 8 anni ho iniziato a capire più o meno cosa stava succedendo, cos'era lo stadio, cos'era il Milan. Quindi capite che quanti anni sono che io seguo il Milan, ok? Quindi ci sta che io tante volte vi regali dei ragionamenti su questo canale che magari tante volte ovviamente sono figli anche della... sono esagerati in protezione del Milan e in protezione magari dell'ambiente Milan per il mio amore incondizionato verso questi colori, ok? Ma ieri, quando qualcuno di voi sotto nei commenti post partita mi ha scritto: Lollo, ma che ci dici? Il Milan meritava almeno il pareggio, almeno il pareggio. Ragazzi, bisogna essere onesti, bisogna dire tranquillamente, cioè se vogliamo emanciparci come tifosi, dobbiamo dirci la verità, almeno qua tra di noi 25.000, ragazzi, dobbiamo dirci la verità. E la verità è quella che l'Inter ieri ha dimostrato ampiamente di essere più forte di noi. E noi, per arrivare a livello dell'Inter, di strada, ne dobbiamo fare ancora tantissima. Ancora tantissima. Sia come scelte di giocatori. Noi non abbiamo i giocatori che ha l'Inter. Ragazzi, non abbiamo i giocatori che ha l'Inter. Parlo di caratteristiche dei giocatori, eh. L'avete vista la cattiveria di Thuram? Leao probabilmente è 100 volte più forte, sicuramente, di Thuram. Sono giocatori con caratteristiche diverse, quindi non è che li puoi paragonare. Tecnicamente, Leao è molto più forte di Thuram. Tecnicamente. Ma oggi, Thuram ha cattiveria. Cosa che invece... cosa sulla quale invece deve migliorare Rafa Leao. Perché Rafa Leao, anche lui come il Milan, se vuole fare uno step successivo, deve fare lo step successivo. Se vuole essere all'altezza, se vorrà essere all'altezza di quello che i tifosi del Milan gli chiedono, dovranno fare lo step successivo. E lo step successivo comporta avere cattiveria. Perché senza la cattiveria, ragazzi, non vai da nessuna parte. Io ho fatto l'esempio di lui, ma ci sono anche altri giocatori. Quante volte, ragazzi, quante volte abbiamo parlato di giocatori? Quando parlavamo di Charles, quante volte io vi ho detto: ci sono giocatori che valgono 30, ma sono cattivissimi. E alla fine della partita il tuo percepito è 80 del valore. E invece ci sono giocatori che valgono 80, ma siccome nella partita non mettono cattiveria, il tuo percepito è che valgono 30.
La cattiveria oggi, la convinzione oggi, è la gran parte della prestazione di un giocatore. Non solo quello, ma anche quello. Quindi, se vogliamo tutti essere concordi che il prossimo step che dobbiamo fare è quello di andare ai quarti di Champions, passare il girone, lottare fino all'ultima giornata per lo scudetto, eccetera, 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 si dovranno fare tante decisioni, inclusa quella di capire anche se i nostri giocatori, aiutare i nostri giocatori a fare quel tipo di step. E anche lì, giustamente, ieri qualcuno mi diceva: Lollo, è l'allenatore che deve infondere la cattiveria. Ci sono allenatori che infondono la cattiveria, ci sono allenatori che per caratteristiche loro, caratteriali, magari hanno altre caratteristiche, però in linea di massima concordo. Ora servirà, non so dirvi se sarà ancora Pioli, se non sarà Pioli, chi arriverà, chi non arriverà, ma l'anno prossimo serve organizzazione tattica, serve cattiveria, serve preparazione atletica e serve non avere più infortuni. Queste sono le cose che servono e saranno importantissime l'anno prossimo. Qualsiasi decisione che non contempla queste quattro cose non ci farà fare lo step. Ragazzi, vabbè, mi ero preparato 200 cose da dirvi, ma... Calabria, ufficialmente 2 giornate di squalifica, quindi non ci sarà con la Lazio neanche, con la Juve e anche quella dopo. Poi mi ero preparato, vabbè, Zirze, vabbè, ma cosa parliamo oggi di Zirze? Gazzetta dello Sport che dice mancano i leader, Leao purtroppo un altro flop. E poi invece vi volevo leggere questa qua, che è un'informazione per quanto riguarda la partita contro la Juve. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Kier non è ancora al meglio. Quindi in dubbio per Juve-Milan, complici le squalifiche, a destra giocherà Florenzi, in mezzo Ciao e Gabbia, e a sinistra giocherà Terracciano. Quindi il terzino sinistro contro la Juve sarà Terracciano. Ragazzi... Questo è. Dai, guardiamo avanti. Questo è l'ultimo video che faccio dedicato al derby di ieri sera, a questo momento negativo. Da domani ci mettiamo una pietra sopra. Da domani torneremo a fare i video con i tagli, con le sigla, con la sigla, con l'intro, con la musica, con tutto quello che volete. Domani cerchiamo di tornare alla normalità, ok? Ma non perché... voglia minimizzare quello che è successo, semplicemente perché, ripeto, il milanismo ci impone di guardare avanti, perché dopo Istanbul com'era? Perché dopo una Istanbul c'è sempre un'Atene. Ciao a tutti ragazzi, un bacio, un abbraccio, oggi più che mai forza Milan, e oggi più che mai vada via il Kirinter. Ciao.